signor sorvegliante, ma lo sai chi sono? Pozza le buone, fatte una cacca sotto, faccio cagare veramente sotto. Sì, scappiamo dalla finestra, vai, sì, woo! Pozza le buone, sono viva? Non sono morto, sono viva. Il trucco è che se tu non vedi lui, lui non vede te. Il trucco è se tu non vedi lui, lui non vede te. Amo, ma che stai facendo? Dai però, non è giusto che mi vedi, mi ero nascosto, fasso! Ma non ci possono dare tutta questa roba da studiare, ma questi sono proprio morti. Non è normale, il mio cervello questo è, uno è, non è che ci può stare tutta questa roba. Guagliu, io non mi ricordo quando sono nati mia madre e mio padre, come posso mai ricordarmi il resto, ehia? Com'è il programma per lei? Impegnativo, troppo impegnativo. Ci sono cose che non ho mai fatto. Per esempio? Giacomo Leopardi non l'ho fatto. Giacomo Leopardi, questo sconosciuto. Non so chi è un uomo pessimista. Amo, chi è Giacomo Leopardi? È un poeta. Sbagliato, è un pessimista. Comunque un poeta. Poeta, scrittore, filosofo. No, è un pessimista, è sbagliato, è un pessimista. Punto. È un pessimista. Chi è Giacomo? È un pessimista. Vabbè, che apparteneva a quella corrente. Stai sbagliando. Un pessimista solo devi dire, punto, così. Un pessimista. Bravo. L'illuminismo che cosa sosteneva? L'illuminismo sostiene, appunto, dalla stessa parola illuminismo, ti devi illuminare. Di che cosa? Di immenso. L'illuminismo cosa sostiene? La luce della ragione, tipo. Sbagliato, l'illuminismo sostiene che ti devi illuminare di immenso. Te lo giuro, l'ha detto quella del collegio, così. La fotosintesi! Professore! No! Professore! Lo diciamo al preside! Lo diciamo al preside! Lo diciamo al preside! Perché allora, ragazzi... E va a dire pure questo al preside. Basta! Oh, basta! Amo, ma che sto facendo? Non mi interessa, detto basta! Mi faccio non mai da più casalingo. Cristiano, non farti sgamare, fra. Che se ti sgamano ti annullano il compito. Perfetto! E poi come faccio a vedere sotto la scarpa? In ginesco, quanto fa? Ma te lo lascia? Non so. In matematica non saranno tutti fortissimi. Il dente è troppo bello. Ma con il bricolage c'è della maestria. Questi sono tutti i biglietti che ho fatto. Il problema no è... A Roma e make! Ovunque. Ecco, questo è perfetto, Cadretta. Magari estremi rimedi. Questo è una genialata. Perché mentre sto settando così, faccio... La professoressa non può mai dire alza il vestitino. Alzate il vestitino, vuoi pervertirti? Chiama il preside. Cioè, le forbici. Chi è che le forbici scotch? Le tengo io le forbici dello scotch, tieni! Guarda caso, un gel, ma ha già attaccato tutti i panni. Guarda quello sulla scarpa! Non si nota proprio. Questo, faccia così, è il brutto scomparuto. Ragazzi, ci becca i bigliettini, mangiamoceli. Che sono quelli? Niente. Che succede? Mi sto affogando. Tutto a posto. Ho risolto. Mi è andato storto. Tenete un po' di acqua, per favore. Come afferma Tolstoi? Come afferma Tolstoi? E che c'è di Tolstoi? Tutti pensano a cambiare il mondo. Un momento! Tutti pensano a cambiare. Ma nessuno pensa a cambiare se stesso. Il mondo, ma... Oh, però dai, gli non già faccio, che dito? La contestazione giovanile oggi ce lo conferma. Oh, me l'ha visto, che tanto lo sappiamo fare. Io già scrivo, ma guarda lo che... Ma no, cosa pensa che tenga la macchinetta in da mano? E che cacchio? Il vero cambiamento avviene solo quando noi per primi siamo disposti a metterci in discussione. Ma voi la lasciate stare, ci rimasta al mondo. Ma la prossima volta fai una bella cosa, fai il fotocopio con già la traccia. Ma così mi risparmi questa agonia ogni volta. Mi dovete scrivere con tutti i tempi. Anastasia. Sei sotto. Oh, passamela! Non ho ancora scritto niente! E quello che è scritto là sopra, quello è il mio nome! E passamelo! Ma chi stai scendo? La tattica è questa. Io parlo già con l'offeso, alzando le dita. Così se la prof si gira, che io stia parlando, ma con il contegno. È un gioco da ragazzo. Rubino, cosa conta? Era il conticino che facevo. Sto facendo il 2, quindi... Me lo fa sentire? Sì. 52 meno 40. 40, 49, 50, 50, 52. Perché usava due mani?
Che stai facendo? Prof, sto contando. E fammi sentire come conti. Ho fatto 42 meno 37. Mi fa 5. E scusa se c'è bisogno di una mano, perché stai usando due mani. E plus 3, ma quanta cazzo? Ma posso almeno contare come voglio io? Con le mani senza mani mi date la calcolatrice? No, e posso fare i calcoli. Se voglio usare di mano, ma che non volete fare? Devo fare uno più uno. Se voglio fare uno e due. Cioè, posso usare di mano. Non sta scritto che sono una mano sola. Ecco. Ma dove non arriva il suggerimento, arrivano i bigliettini. Che succede lì? Ma mi brucia la testa. E leva la mano? Devo levare la mano. È proprio, mi brucia ancora, aspettate. Ecco qua. Fammi vedere cosa c'è sotto i capelli. Chi ho sotto i capelli? Ma come chi ho sotto i capelli? Non ha niente. E sotto la mano? Sotto la mano. Quale mano? Quella mano. Questa mano. Non ha niente. È da un'ora che sto cercando sto bigliettino del cono e non so dove l'ho messo. Continua a tirar fuori sempre quello del cilindro. Mi sto arrabbiando perché mi serve il cono, ma non lo trovo. Ma lo sta sto bigliettino? Né chi sta, né chi sta. Né chi sta, né chi sta. Ma roccia, ma lo sta. E che cazzo, un bigliettino mi serve a me? Tutto è nutro. Pitoso, perché qua ci stavo. Sì, il bigliettino è il basso. Ma non trovo che le gambe serve. Che cazzo non abbiamo fatto? Ariane è il basso. Stiamo parlando con l'alfabeto muto, ma lui non lo sa. Aria per base. Cosa? Aria per base. Lo sto capendo. Eh? Oh, aria per base. Chi è che urla? È Prozzurè, che si non capisce manco cazzo. Schiatto, ma che succede? Spirito animico, andava a handle. Tazzinit, ciao, nel senso che te ne hai. Ma come devo uscire, ciao? No, questo io sto sbogliando tutte le mie energie nel cervello per farmi ricordare le cose che ho studiato tempo fa, ma non ricordo niente. Quindi, ma andare ritornando luce per un muro. Sto cercando di incanalare, capito? Canalo. La reazione chimica di fotosintesi clorofilliana. Sì, allora le piante prendono l'anidride carbonica. La reazione chimica. Non lo so nulla. E chi ha questa reazione chimica? Fammi dire la fotosintesi clorofilliana, state zitto. Lo preciso mi sa elencare i sette re di Roma. Quanti? Tu lo sapevi che i sette re di Roma erano sette? Sì. Chi sono i sette re di Roma? Aspetta, quelli dei colli. Chi sono i sette re di Roma? Perché stai divagando per prendere tempo? Chi sono i sette re di Roma? Romolo e Remo. Cosa si ricorda del falco picchiaiolo? Allora, il falco picchiaiolo, se non sbaglio, aveva colore nero. I falchi non sono proprio il suo forte. Ma che me ne fotte a me lo falc? Ma posso venire mamma e si scaglia su di te, sta aperto. Cioè io fossi lei, invece di ridere, suderei freddo. Sto sudando. Ma non a sufficienza. Orca, sto grondando, ha girato una bacinella. Chi è questo? Mi racconti un po' la cripta di Anagni. Questa domanda mi sembra un po', non lo dico, un po' difficile. Questa proprio non la so. Ti prego, fammi un'altra domanda che almeno dico qualcosa. E questo non la so. Fammi un'altra domanda, per favore, questa è una domanda che ti non la so. Tu la sa? Non la so. Dillo per tu barese, devi fare un'altra domanda. Fai un'altra domanda. Guarda, tu parli un straniero, non sai che va bene. Io ho qui il suo tema, ed è un tema da 7 e mezzo. Ma sto cagnendo, perché non ci mai visto un 7 e mezzo in vita mia, mamma mia, mi sto emozionando. Signor Russo, che cosa sono i braghettoni? Ma che ne sai? Che sono sti braghettoni? Quelli che si mette mia nonna? Non lo so. Come mai scandisce così bene le parole? Perché mia nonna, essendo sorda, leggendo il labiale, io inizio a scandire tutte le parole. Ah no, hai capito quello che ti sto dicendo? No, ah no, dacci su tutto. Che hai detto? Ah no, è si proprio sordo. Storia di Renzo Lucia ambientata? Negli anni della peste. E quali sono? 1600-1800. Beh, 200 anni di peste mi pare un po' lunghina. Come finiremo noi con il Covid? 200 anni. Non so niente, 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 niente. E prendo 4, 4, 4, 4. Rido per non piangere. Trucchi, trucchi. Oh mio Dio, stai inoltre. Oh mio Dio.
I trucchi, sì, i trucchi, ti trucco. No, amo, anche no. Sì, ti trucco, non, no, decidi tu, non hai potere decisionale. Fatti il mercato. Brutta esperienza. Vedi, mettimo così. No, amo, no. Mettimo, no, amo, anche mettimo. No, no, amo, no. Prendo. Amo, vieni, dobbiamo ballare. Su, giù, su, giù. Di lato, giù, gira. Spaccata, vai. Spaccata! Non la so. Devi fare la spaccata! Non la so fare. Sto scherzando. Finisce qui anche quest'anno le parodie sul collegio. Grazie al mio fidanzato per aver fatto parte di alcune puntate. Noi ci vediamo l'anno prossimo con altre parodie sul collegio, ma le prossime settimane con altri video, quindi restate connessi. E se volete vedere altri video con questo soggetto, scrivete qui sotto nei commenti cosa vi piacerebbe vedere. Se volete qualche altra tortura che devo fare a questo bel visino, aiutatemi. Lo dite e noi lo facciamo. Aiutate. Grazie soprattutto perché siamo arrivati quasi a 1.000.000. Io vi amo per questo e vi ringrazio davvero tanto. Vi mando un bacione enorme e grazie per tutto. Woo!